Un saluto a tutti, sono Maurizio e spetta a me iniziare questo nuovo percorso proposto dall'Apostolato Biblico Diocesano. La Bibbia si apre a Pasqua. La Quaresima ha come sua finalità di preparare tutti i cristiani alla Pasqua ed accompagnati dai testi del lezionario, condividiamo il percorso di Cristo verso Gerusalemme, verso il mistero pasquale. Gesù, durante questo viaggio, cerca di far capire ai suoi apostoli il mistero della croce e con la trasfigurazione gli fa vivere un'anticipazione dell'esperienza pasquale. Seguendo questo itinerario, giungeremo con fede più illuminata alla Settimana Santa o Grande Settimana. Sono i giorni nei quali la liturgia segue passo passo gli ultimi eventi della vicenda terrena di Gesù. Quindi, come diceva Paolo VI, se vi è liturgia che dovrebbe trovarci tutti compresi, attenti, solleciti e uniti per una partecipazione quanto mai piena, degna, pia e amorosa, questa è quella della grande settimana. Per una ragione chiara e profonda, il mistero pasquale che trova nella settimana santa la più alta e commossa celebrazione, non è semplicemente un momento dell'anno liturgico. Esso è la sorgente di tutte le altre celebrazioni dell'anno liturgico stesso, perché tutte si riferiscono al mistero della nostra redenzione, cioè al mistero pasquale. Con la Domenica delle Palme termina la Quaresima e inizia la Grande Settimana. In questo giorno la Chiesa fa memoria dell'ingresso di Cristo Signore in Gerusalemme per compiervi il suo mistero pasquale. Nella liturgia riviviamo e si rivelano a noi i due aspetti fondamentali della Pasqua: l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme come annuncio e figura del trionfo della risurrezione, e la memoria della sua passione, che segnerà la liberazione dell'umanità dal peccato e dalla morte. E questa è l'unica domenica nella quale si fa memoria della passione del Signore. Con la solenne processione dall'esterno all'interno della Chiesa, rendiamo presente oggi l'ingresso solenne nella città santa di Gesù, acclamato dagli ebrei come Messia. Oggi siamo chiamati a riconoscere la divinità di Gesù, la sua messianicità, cioè la sua azione di salvezza per il mondo. Oggi siamo chiamati ad entrare con Gesù nel dramma della sua passione per condividerla. Le palme e i ramoscelli di ulivo vanno conservati perché sono testimonianza della fede in Cristo nella sua vittoria pasquale. Il lunedì, il martedì e il mercoledì che seguono la Domenica delle Palme, la Chiesa contempla in particolare il tradimento di Giuda. Cercheremo di approfondire questo argomento negli incontri successivi. In questi giorni, la prima lettura della Messa presenta i primi tre canti del Servo del Signore, che si trovano nel libro del profeta Isaia. Durante la mattinata del Giovedì Santo non si celebra la messa nelle parrocchie, perché viene celebrata un'unica messa, detta Messa del Crisma, in ogni diocesi, nella cattedrale. Tale messa è presieduta dal vescovo insieme a tutti i sacerdoti e diaconi. In questa messa vengono consacrati gli oli santi e i sacerdoti rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione.
Questa messa evidenzia il clima di una vera festa del sacerdozio ministeriale e orienta l'attenzione verso il Cristo, il cui nome significa consacrato per mezzo dell'unzione. Sempre nella serata del giovedì, con la messa della cena del Signore, inizia il solenne Triduo Pasquale. In questa celebrazione, facendo memoria dell'ultima cena del Signore, si ricorda l'istituzione dell'Eucarestia e si ripete il gesto simbolico della lavanda dei piedi effettuata da Cristo, sempre nell'ultima cena. Al termine, l'Eucarestia viene riposta nell'altare della Reposizione, ove resterà fino alla notte di Pasqua. Il Venerdì Santo è il giorno della morte di Gesù sulla croce. La Chiesa celebra verso le 3 del pomeriggio la solenne celebrazione della Passione, divisa in 3 parti. La liturgia della parola, con la lettura della Passione secondo Giovanni, l'adorazione della croce e la Santa Comunione. Sempre alla sera del venerdì, in molti posti, si effettua la processione della Via Crucis. In questo giorno si pratica il digiuno e l'astinenza delle carni come forma di partecipazione alla passione e morte del Signore. Il Sabato Santo è un giorno di silenzio. È tradizionalmente giorno senza liturgia. Non si celebra la messa. La Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte. Poi, però, nella notte, si celebra la solenne veglia pasquale, che è la celebrazione più importante di tutto l'anno liturgico. Celebrazione liturgica ricchissima di contenuto e simbolismo. Da questa veglia si irradia ogni altra celebrazione. In questa notte santa, la Chiesa celebra nel modo sacramentale più pieno l'opera della redenzione e della perfetta glorificazione di Dio come memoria, presenza e attesa. Durante la messa della domenica di Pasqua torna a riecheggiare la gioia della veglia pasquale. Come avrete capito, compito del cristiano è prepararsi nel migliore dei modi e vivere pienamente questa settimana, fonte e culmine di tutta la fede. Il Vangelo secondo Marco è costituito di 16 capitoli. 10, i primi 10, sono dedicati al ministero di Gesù e coprono circa un anno e mezzo, 2 anni. 6 sono dedicati a una settimana, l'ultima settimana. La sproporzione dice l'importanza che riveste la passione nel Vangelo di Marco, ma dice anche l'importanza della Settimana Santa all'interno dell'anno liturgico. Di questi 6 capitoli, 2, il 14 e il 15, sono dedicati alle ultime 24 ore di Gesù. Man mano che la croce si avvicina, i tempi narrativi si dilatano. È come se Marco stesse facendo una ripresa con la telecamera. Zooma, focalizza, si avvicina, si ferma e poi descrive. Il focus, il centro, è la croce di Cristo. Di questi 2 capitoli, di cui ascoltiamo la lettura continua nella Domenica delle Palme, io mi soffermerò oggi su 2 testi in particolare, dal capitolo 14, la notte del Getsemani, e dal capitolo 15, la morte di Gesù.
Nella notte del Getsemani Gesù vive tre delle esperienze umane più dolorose. Quella tremenda del tradimento, quella abissale dell'angoscia per la propria morte imminente e quella spaventosa della solitudine. Andando verso il Monte degli Ulivi, dopo la cena pasquale, Gesù dice ai suoi discepoli: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Giuda lo ha già tradito, Giuda, uno dei dodici. Gesù dice: colui che mette la mano con me nel piatto, uno del gruppo dei chiamati, uno così vicino con il quale non solo ci condividi la cena, ma ci mangi anche nello stesso piatto, a significare la grande intimità. Giuda lo ha già tradito e Pietro, quello che a Cesarea aveva detto: tu sei il Cristo, la grande confessione di fede di Cesarea. Ecco, questo Pietro di qui a poco dirà: non conosco quest'uomo di cui mi parlate. E poi tutti gli altri discepoli, no? Incapaci di capire il momento, già distanti, già lontani. Nessuno sarà sotto la croce, tutti quanti in fuga. E Gesù fa l'esperienza del tradimento. Quelli fuori della cerchia degli intimi possono mentirci, possono ingannarci, ma solo quelli dentro possono tradirci. Noi diciamo: mi hai tradito, a quelli che amiamo, a quelli che credevamo ci amassero. L'amato, l'amico, sono loro che possono tradire. Chi l'ha provato nell'amore o nell'amicizia sa che sono esperienze che spaccano il cuore. Il tradimento nel momento più buio, non è forse sempre così quello che accade nel momento del bisogno? È quello che accade anche a Gesù. Gesù che sa di essere vicino alla morte, sa che lo stanno venendo a prendere come se fosse un ladro o un brigante, sa che si sta avvicinando la fine. Un uomo di 30 anni che sa di morire per la piega che ha voluto imprimere alla sua vita. Un uomo che sa che ciò che ha detto, fatto, creduto lo sta portando a morire. Colui che ha predicato la vita, curato la vita, resuscitato la vita, sta perdendo la sua vita. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. La mia anima è triste fino alla morte. E in questo stato Gesù sente il bisogno di avere vicino qualcuno. Dice ai suoi discepoli: restate qui e vegliate. E i discepoli si addormentano. Che spaventosa solitudine. Io qui vi ho sempre visto un certo nesso con l'episodio in cui le cose vanno al contrario. I discepoli sono svegli nella tempesta e pieni di angoscia e di paura. E Gesù dorme. Maestro, non ti importa che siamo perduti? E lui si sveglia e sgrida il vento e il mare e fa venire una grande bonaccia. Gesù dorme e si sveglia, i discepoli sono svegli e si mettono a dormire. Nell'esperienza di Gesù sarà Dio Padre a sgridare il disordine della morte e a ricostruire nella risurrezione la grande bonaccia. Ma intanto qui Gesù è solo e nella solitudine si rivolge
al Padre, Abba, papà. Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. E nella preghiera l'abbandono fiducioso, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Ma Dio tace. Che cosa vuol dire Dio tace? Vuol dire che non accade niente da ora in avanti che conferma ciò che Gesù chiede o dice. Gesù prega e Dio tace. Gesù parla al suo arresto, ma Dio tace. Gesù parla durante il suo processo, ma Dio tace. Gesù parla davanti a Pilato, ma ancora Dio tace. Ecco, nel silenzio di Dio, Gesù parla sempre meno. Con Pilato pronuncia soltanto due parole. Sulegeis, tu lo dici. E qui Pilato lo incalza, ma non vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non risponde più nulla, tanto che Pilato se ne meraviglia. Il silenzio del Padre diventa il silenzio del Figlio. Fino a quando il silenzio del Padre non diventa motivo di disperazione per il Figlio? E il silenzio si fa grido: perché mi hai abbandonato? Sulla croce Gesù sperimenta una solitudine radicale. È sulla croce che si compie, che si completa l'incarnazione. Nel momento in cui Gesù assume su di sé tutto il dolore e la morte. La sapienza antica gli uomini li chiama immortali, non li chiama i nati, ma immortali. È la morte che caratterizza la condizione umana. Ecco, nella morte si completa l'incarnazione. Il Venerdì Santo Dio si fa completamente uomo. Gregorio di Nazianzio scrive in una formula brevissima, ma secondo me molto efficace: ciò che non è stato assunto non può essere sanato. E Gesù Cristo ha assunto tutto della nostra natura, soprattutto ha assunto i suoi limiti, la sofferenza, il dolore e la morte. Ma voi capite che eterno e morte non possono stare insieme. Chi muore non è eterno, chi muore non è Dio. Ma è a questo punto che viene la parola del centurione, che vedendolo morire in quel modo disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Quando Gesù muore, sono già 3 ore che si era fatto buio su tutta la terra. Quando Gesù muore si squarcia il velo del Tempio, la separazione fra il Santo dei Santi e l'atrio. Con lui, con la morte di Gesù, crolla ogni separazione Dio-uomo. E il centurione dice: un pagano, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Il Vangelo di Marco si apre con queste parole: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Si apre cioè dicendo che Gesù è il figlio di Dio. Però in Marco che Gesù sia il figlio di Dio, che poi è il cuore della nostra fede, in Marco questa fede non è una verità bella e pronta, servita su un piatto d'argento. Non è così proprio per niente. Tu arrivi a questa verità facendo un percorso, un cammino, leggendo la storia che lui ti racconta, e poi alla fine sei tu che decidi se credere o no.
Puoi essere quello che dice: vediamo se viene Elia a tirarlo giù dalla croce. Puoi essere chi fugge lontano e che, pur avendolo conosciuto, dice: io non conosco quell'uomo. Puoi essere fra le donne che intanto, guardando da lontano, guardano da lontano, ma però ci sono. Oppure puoi essere il centurione che, pur non avendolo conosciuto, lo riconosci per ciò che è, il figlio di Dio. È diffusa questa idea che Marco sia un Vangelo semplice per la sua brevità, per il suo stile, ma io penso che non sia affatto così. È un Vangelo in cui la fede non è affatto scontata, ma è vista come una conquista che viene alla fine di un percorso, che porta all'assenso, al tuo dire sì, solo se ne sei convinto nella tua interiorità. È geniale Marco nel riportare le parole del centurione, un romano, un pagano, un soldato, uno che con ogni probabilità non sapeva neanche chi era appeso alla croce, non diverso per lui dagli altri condannati. Nel centurione possono identificarsi tutti coloro che non hanno mai conosciuto Gesù, tutti coloro che non erano ebrei, tutti coloro che non erano stati suoi discepoli. Con il centurione Marco apre a tutte le generazioni future di credenti. Quella del centurione è una grande confessione di fede, forse la più alta, perché quel veramente costui era figlio di Dio viene prima della resurrezione. E voi guardate che la fede dei discepoli di Gesù viene riattivata solo dopo la resurrezione. Quest'uomo lo dice prima. Il centurione vede Dio nel crocifisso. Il centurione incarna la teologia della croce, che è una maestra che ha quasi sempre la classe vuota, al contrario della teologia della gloria, che fa quasi sempre il tutto esaurito. Ma non dobbiamo dimenticare che è la croce che salva e che il risorto è il risorto perché è stato il crocifisso.